Buonasera da Sarocco di Capodimonte, Mondiali Italy 2019, tredicesima giornata, che a San Pietro batte Batwaise 7-3, migliore in campo Andrea Pupa, consegniamo la medaglia, complimenti Andrea, ti consegno anche il bigliettino sconto ufficiale a Studio Medico. Bella partita, siete partiti a 1000, dovevate fare almeno 12-13 gol di differenza per vincere la regular season, non è successo, anche se il primo tempo sembravate indemoniati, 4-5-0 già. Nella guisa siete un po' calati, avete scippato qualche gol, loro hanno fatto 2-3 gol, però ottima prestazione, altri 3 punti che vi fanno arrivare al primo posto, peccato che per la differenza reti non avete vinto la regular season. Purtroppo è sempre stata la nostra pecca arrivare davanti alla porta e sbagliare tanto, però vabbè, siamo contenti che siamo passati, ma ci giochiamo tutto per vincere il torneo. Senti, tu non hai iniziato con questa squadra, diciamo quest'anno, hai fatto 3-4 presenze, però sei diventato, come è successo anche in passato, sei diventato subito indispensabile lì a centrocampo. C'è qualcosa da migliorare secondo te per arrivare proprio al top? Sì, le punizioni. C'è sempre da migliorare, però se giochiamo così secondo me non dobbiamo sempre giocare così. Se a volte ci montiamo la testa oppure facciamo un po' i presuntuosi, andiamo in difficoltà con tutti. È la nostra pecca, è sempre stato così. Diciamo, dovete fare il primo tempo di questa sera. Sì, sì, sempre così. E poi se sono più bravi stringiamo una mano, però noi l'atteggiamento non dobbiamo mai sbagliare. Ma pensi che l'unica squadra da tu non le conosci tutte, vedendo la classifica, no, l'unica squadra da temere sia Boca o anche le altre? Anche le altre. E a me è piaciuta molto l'Olanda. L'Olanda è una bella squadra, il Boca è una bella squadra. Però ti ripeto, se giochiamo così è difficile batterci. Dico la verità. Va bene, fammi una dedica, un saluto. Al nostro gruppo che è diventata la mia seconda famiglia. E al mio mister Marcosi. Complimenti, ci vediamo alla prossima. Grazie. Ciao ragazzi.